Ah, dove l'hai trovato il casco di Spider-Man? Era un replica, Nolan, e me l'aveva regalato perché intanto ero un fan di Bruce e di Spider-Man. E poi gli piaceva, era bello molto, però questo caschetto di Spider-Man, io bassissimo. Ma dove hai iniziato ad andare in minimoto? Ad Alessandria. E poi dopo in Romagna quando sei arrivato? Dopo praticamente erano le minimoto che iniziano con le selettive. Sì. Dopo facevi, io ero in zona A, quindi al nord. Dopo siamo andati ai finali che erano in Romagna, però che proprio mi sono trasferito qua giù nel 2015, avevo 17 anni. Eri già grande, eri già vecchio. No, però all'inizio stavo giù su a Torino, che da noi però non c'è niente per le moto, qui respiri tutta un'altra cosa. Ma cucini più romagnolo o piemontese? Nessuno delle due, faccio proprio. C'è un po' più di fame, faccio la pasta al pomodoro, quella roba lì. Io in bianco ero bravissimo. In bianco ero bravo. Ragazzi, microfoniamo Pecco e iniziamo veramente. Molti non sanno che ti chiami Francesco. Come per me mi ha sempre chiamato Macio sin da bambino e non sanno che mi chiamo Marco. Ma da dove viene il tuo soprannome? Colpa di mia sorella che è laggiù, che quando siamo cresciuti, lei ha 20 mesi più di me, eravamo piccoli, non sapeva di Francesco, mi ha chiamato Pecco. Da lì è rimasto. Ma anche adesso io quando leggo gli articoli, vengo chiamato Pecco Bagnaio negli articoli, non c'è nessuno che mi chiama Francesco. Io mi presento Francesco perché comunque mi chiamo così, ma sanno da soli che sono Pecco poi dopo. È una roba strana. Te come è venuto fuori? No, il mio è stato diverso. Io abitavo nelle case popolari e andavo in bici con i bambini più grandi e allora mi chiamavano Maciolino perché volevo fare l'adulto e di lì è partito tutto. Non ha niente a che vedere con la vera parola, con il vero Macio. Ok. Poi hai combinato anche un bel casino, ho letto, nel giardino della nonna con una Ducati. Due volte ho fatto sto macello qui, nel giardino di mia nonna. Prima, proprio la prima volta che sono andato con una moto, mi ha regalato una moto a Natale, andavo nel giardino e facevo i tondi così. E invece la seconda volta con l'ipermotarda, sempre di mio zio, io mi ero rotto il polso ai test aerezzi e volevo provare come stavo, perché stavo già abbastanza bene. E sono andato con l'ipermotard tutto sull'erba, quindi è proprio bellissimo, divertente, e ho spaccato tutto. Cioè, ho disintegrato tutto il giardino, fatto bene dalla nonna. Ho fatto un danno perché mia nonna al giardino ci tiene come fosse il suo figlio. La tua prima vera passione di Ducati era la moto di tuo zio, il 996. Sì. Come è nata? Com'è stato il primo approccio con questa moto? Allora, quando io penso alle moto in generale, penso proprio alla frizione a secco che sentivo di mio zio. Io guardavo la 996 e dicevo la più bella che c'era era quella, anche prima che l'ho rivista lì. È ancora bellissima. E io la trovo bellissima anche adesso. E quindi sono comunque cresciuto con l'idea, non sapevo che avrei fatto il pilota lì, però dicevo sempre che crescendo avrei voluto una Ducati come moto. E poi piano piano, diventando pilota così, ho iniziato a pensare che se un giorno fossi arrivato in MotoGP avrei voluto la Ducati. Nel 2016 avevo scommesso con il team Aspar che se avessi vinto due gare quell'anno mi avrebbero lasciato guidare la Ducati in MotoGP e mi fecero fare 8-9 giri a Valencia al test del lunedì per provarla, che fu una cosa bellissima. Tra l'altro, secondo me, mi hanno detto che si era rotto qualcosa, ma non era vero, perché dovevo affermarmi che doveva girare Abram, gli stavo togliendo il tempo. Però è stato divertente, dai, è una cosa bella. Mi piacerebbe fare diversi anni con questa casa qui. Magari vince. Magari vince. Ci
sarebbe posto per una bella Ducati col 63. Cosa ci scriveresti dietro? Innanzitutto sarebbe una cosa bellissima e vorrebbe dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. E spero che lì dove ci sono le vittorie sia bello pieno. Sia pieno, sì. Ci manca ancora, è quella la cosa che manca di più in questo momento. Sicuramente ti servirà vincere una gara per sbloccarti e avere quella confidenza necessaria. Spero che mi dia quella spinta in più per poi essere uno che sta lì davanti costantemente, perché è anche difficile mettersi tra i contendenti del titolo senza neanche aver vinto una gara. Quindi ancora non mi sento da dire che lotterò per il mondiale. Io ricordo che prima di vincere l'ho sognata centinaia di volte. Sognavo sempre come sarebbe potuto arrivare e cosa avrei potuto pensare. E quando è arrivata è stato così. Vedi, io la sogno da tanto tempo. Io a Mugello non ho mai vinto, ho fatto solo podio, una volta, terzo, l'altra volta quarto per tipo 3 millesimi, però un solo podio e mi manca la vittoria lì, è un posto in cui ci terrei molto ad avercela. L'icona di Ducati in MotoGP è sempre stata Casey Stoner. Io ci sono stato compagno di squadra ed era un personaggio particolare. Te che cosa pensi di lui? Ti ha chiamato in questi 3 anni, l'hai sentito? Sì, sì, ogni tanto mi manda i messaggi su Instagram. Mi ha fatto strano all'inizio vedere che mi scrivesse. E ho sempre pensato fosse un grandissimo talento, che però soffrisse veramente tanto la pressione. Ho sempre sentito la versione dalla parte di Vale, che ha tantissimo rispetto per Casey, ha sempre detto che è stato l'avversario più tosto in certe situazioni per lui. E secondo me era un bravo ragazzo, particolare molto. No, io ero nel mezzo, secondo me era un bravo ragazzo, strano ma molto bravo. Sì, che però non sopportava proprio il mondo attorno alla MotoGP. Cioè, fosse stato solo salire sulla moto, andare e scendere, sarebbe stato perfetto. Comunque averlo come compagno così, quell'anno lì soprattutto, non era facile quella moto lì, no. L'800. Te l'assicuro, non è stato un anno felicissimo, però è stato bello perché ho visto una persona strana, cioè a volte sembrava suo fratello, dopo 10 minuti il suo peggior nemico, era incredibile. Io ho sempre avuto il 41 quando ero più piccolo per Aga, perché a me piaceva Aga tantissimo, mi piaceva lui, poi quando riguardavo su YouTube le sue interviste, faceva ridere da matti, c'è quella che gli chiedono come si allenava lui, non so se l'hai mai vista. Sì, non l'ho vista. E fa ridere da matti. Sono andato nel Team Sky, che devo scegliere il numero, abbiamo scelto il 21 e ci ho vinto le prime gare, quindi comunque mi piaceva come numero. In Moto2 c'era Morbidelli, che aveva il 21, non sapevo cosa mettere, il 41 era occupato da Binder, che era andato in Moto2, quindi ho scelto il 42, 21 più 21 fatto, quindi il doppio. Ci ho vinto il mondiale, quindi volevo portare in MotoGP, ma in MotoGP c'era Rins, col 42, quindi ho fatto 21 più 21 più 21, 63. Siete stati rookie lo stesso anno, tu, Oliveira, Mir, Quartararo. Sì. Assieme a Franco Morbidelli sembrate i predestinati a dominare nel futuro prossimo in MotoGP. Come te l'aspetti? Me lo auguro intanto. Bello, secondo me è incredibile il livello che c'è in questo momento in MotoGP. Stiamo battendo tutti i record, stiamo andando sempre più forte, le moto fanno paura, le gomme ci permettono cose incredibili, secondo me, perché dove veramente fa paura la MotoGP adesso è la percorrenza di curva, secondo me. Come si vive adesso il rapporto tra rivali, tra piloti? Cioè, con un tuo contendente alla vittoria c'è un rapporto di amicizia, di stima o solo di rivalità? Allora, amicizia no,
è difficile secondo me riuscire a avere un rapporto di amicizia con persone al quale vuoi solo arrivare davanti, però si cerca sempre di essere il più giusti possibile con tutti, si cerca di non essere scorretti in pista, anche se ogni tanto capitano cose che non, cioè se devi sei all'ultimo giro, devi passare quello davanti e devi vincere, se li vai addosso, cioè devi vincere. Ai miei tempi si passava da essere amici a quasi odiarsi, non c'era la via di mezzo, era una situazione strana. Io per dire con Valentino ero molto amico sin da bambino, sono arrivato in MotoGP a giocarci le gare assieme, quando hai un obiettivo comune qualcosa si incrina e quindi si perde per strada. Vale, te pensa che l'hai conosciuto bene, è una persona molto con noi di cuore, e ci dice sempre le cose come stanno e sinceramente è la prima volta che mi sono trovato in pista con lui davanti e non sapevo bene, cioè, mi ha fatto strano perché te cresci con l'idea di arrivare in MotoGP ma vedi tutti questi piloti di MotoGP, poi io mi ricordo proprio gli anni che c'eri anche te, 2005-2006, me li ricordo bene quegli anni perché sono state le prime gare che ho visto e che mi ricordo da, che ero un po' meno piccolo, quindi mi ricordo bene tutte le cose. E crescendo, arrivando in MotoGP e trovarmi comunque Vale lì, mi ha fatto un effetto e mi dicevo, cazzo, io non mi sento un pilota di MotoGP. Però adesso è lui che ti chiede consigli a te. Adesso parliamo di più, comunque ho più esperienza in MotoGP, riesco a sfruttare bene le gomme, mentre invece per certi versi lui la gomma dietro fa un po' più fatica. Quindi io se dovrò dare una mano a Vale la darò sempre in ogni caso, perché per lui quello che ha fatto per noi è talmente tanto che è giusto che sia così. È sempre piacevole le chiacchierate così, sono belle. Vai, andiamo.